Intanto noi proponiamo una ricetta nuova che è fatta di pillole, ma che non sono le usuali pillole che normalmente il medico prescrive. Questa volta sono delle pillole che sono fatte di informazioni, di conoscenza, ma soprattutto di allegria e di fantasia. È una ricetta che apparentemente sembra semplice, ma non lo è, per cui gli ingredienti potete scoprirli soltanto andando a vedere lo spettacolo di stasera. È uno spettacolo educazionale, quindi pillole per il cuore, note per la mente, dove abbiamo intrattenimento artistico, le note, e informazione e educazione sanitaria. E ho il piacere di avere come ospiti, sia stamattina per la sessione dedicata alle scuole, sia stasera per la sessione dedicata alla città di Caltanissetta, il dottore Vincenzo Loiaconi, che è un cardiochirurgo che opera a Roma, lavora a Roma, e il dottore Ciaramitaro, avvicinatevi. E il dottore Ciaramitaro, il professore Ciaramitaro, che si occupa di cardiologia e più in particolare di problemi elettrici del cuore, lui è quello che cura l'impianto elettrico del cuore, e quindi loro assieme a me proporranno delle pillole per la gente di Caltanissetta. Certo, io sono venuto qui in questa meravigliosa città perché Luigi ci ha invitato, ma questa esperienza mi sta arricchendo notevolmente perché è veramente eccezionale. Parleremo di quello che è lo sport salute nei ragazzi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e soprattutto non utilizzare le sostanze che sono nocive, per esempio nel doping, perché l'attività sportiva è l'unica o forse la via principale per avere un corpo sano in mente sana. Bene. Anche per me è un grande piacere essere qui, l'invito di Luigi l'ho accolto molto volentieri, mi fa veramente piacere essere qui soprattutto a contatto con i giovani. E io invece parlerò di un argomento apparentemente meno piacevole, cioè la prevenzione della morte improvvisa, però il concetto è la morte improvvisa può essere prevenuta solo se stiamo attenti ad alcuni segnali. E ci sono delle terapie che la possono prevenire. Siccome questo è un fenomeno che falcia molti giovani ogni anno, dobbiamo rivolgerci ai giovani perché sappiano che non è ineluttabile, ecco. Pillole per il cuore nasce da una mia passione per la musica, lo spettacolo, l'intrattenimento. E il mio lavoro è il cardiologo, però non ti nascondo che se dovessero esserci tempi di magra potrei anche optare per un altro tipo di lavoro, che è quello del musicista. Io sono il sassofono, adoro la musica col sax, e siccome nel mio lavoro metto sempre questi ingredienti, queste componenti, cioè il mio paziente viene sempre investito dalla mia passione per l'arte, per la musica, e funziona. E tutte le volte che tu devi proporre un messaggio al paziente che ha un contenuto diagnostico, terapeutico, se tu gli metti attorno delle note musicali e una battuta, il paziente prende questa informazione in maniera molto più soft, e quindi anziché presentarmi come classico medico un po' catastrofico, un po' grigio, io invece pieno di positività gli trasmetto il messaggio, e in genere la pillola è quella che funziona, cioè quella dell'affetto e dell'amore. Allora, oggi abbiamo parlato con i ragazzi di un tema molto importante, quello che è della salute. La salute che è la prima cosa che i ragazzi debbono avere, noi teniamo a cuore la salute di questi ragazzi. E per mantenere questa salute in buona, dobbiamo fare uno sport che insieme all'alimentazione sono i due cardini per poter avere una vita sana. Allora, questo oggi abbiamo spiegato in poche parole che oltre all'attività motoria, all'attività sportiva, un'alimentazione, bisogna cercare di non usare sostanze che possono provocare una patologia al proprio fisico, perché oggi per raggiungere dei risultati, perché tutti vogliono essere campioni, ma campioni si è soltanto in pochi, a volte si esalta e si va a prendere delle sostanze che poi nuociono completamente alla salute. Queste sostanze dopanti noi cerchiamo, e l'ho fatto vedere con alcune slide, i danni che possono causare sia al cervello che al corpo, tanto è vero che alcuni personaggi da donne sono diventati uomini, e alterazioni fisiche importanti e imponenti tali da distruggere il proprio fisico. Quindi attenzione a queste sostanze, e allora vita sana, alimentazione sana, salute. Tutto questo lo sport può essere d'aiuto. Oggi abbiamo parlato di prevenzione della morte improvvisa.
che è un fenomeno che non riguarda solo persone anziane o malati, ma può riguardare purtroppo anche giovani in apparente stato di buona salute. Quindi è importante fare prevenzione con un accurato screening, per esempio prima di fare attività sportiva, fare l'elettrocardiogramma, essere visitati da un cardiologo per poter vedere i segni premonitori di quello che potrebbe essere un evento fatale. Naturalmente oggi, grazie ai progressi della tecnologia, anche se una persona è esposta a questo rischio di morte improvvisa, esistono dei presidi che sono in grado di interrompere l'evento aritmico fatale, restituendo alla vita il paziente, come abbiamo visto in un filmato, un giocatore professionista che in Belgio è stato sottoposto all'impianto di un defibrillatore e mentre giocava ha avuto un evento, un'aritmia che era fatale, l'avrebbe portata a morte, ma il dispositivo l'ha riconosciuta e l'ha trattata prontamente restituendolo alla vita. Allora, signora Carmen, qualche anticipazione della sfilata di questa sera, pillole per il cuore, note per la mente? Io faccio soltanto costumi storici nisseni, personaggi nisseni, che vanno dall'anno 1000 al 1800. È la sfilata storica. Una sfilata storica con personaggi nisseni, prettamente personaggi storici nisseni. Enrico Piacentini, un assaggio di quello che vedremo questa sera, pillole per il cuore, note per la mente. Allora, vogliamo innanzitutto dare un messaggio a tutti i ragazzi e le ragazze, quindi questo che stiamo facendo è un gioco, non è nient'altro, quindi ci divertiamo a fare un gioco. Quindi la ragazza che abbiamo scelto, la modella, è una ragazza qui di Caltanissetta, è una bella ragazza, quindi no, dice che questo è il paese delle belle donne, così ho sentito dire, e quindi è stato difficile trovare una ragazza, diciamo, che non sia proprio bellissima. Abbiamo trovato una che gli faremo questo gioco, la imbruttiremo praticamente, gli faremo in modo di imbruttirla all'inizio e poi di giocarci un pochino per farla poi diventare una star. Questo è quello che cerchiamo di fare, un gioco, niente di più. Questo vabbè, lo scopo collegato a questa serata, quindi questa fase che va dall'imbruttimento all'abbellimento, perché? Il scopo è quello di intanto di trasmettere che un certo discorso, cioè che quello che la bellezza apre, diciamo, tutte le porte. Diceva Aristotele che la bellezza è la migliore raccomandazione. Quindi tutti dobbiamo in qualche maniera essere belli sia dentro che fuori, però ci possiamo aiutare con qualche cosa, cioè con un buon trucco, con anche qualche piccolo intervento che magari qualche ragazza desidera fare, che non fanno male proprio per essere belli, per presentarci in una certa maniera. Questo è lo scopo, e soprattutto è un discorso rivolto ai ragazzi che oggi magari si trascurano, invece con piccoli accorgimenti possono migliorare molto la loro bellezza, e soprattutto a quelli che fumano, a quelli che magari non rispettano certe regole, perché è la pelle quella che noi dobbiamo difendere. Quindi mantenere la pelle bella vuol dire non fare magari stravizi, non fumare. Io lo dico a tutti, non fumate perché vi fa male, perché poi si creano delle rughe, che sono le rughe del fumatore, chiamate codice a barre, non so se lo sai, eh? Perché fumando, uno, queste rughe, che sono queste rughe, aumentano. Poi la donna geneticamente è proprio predisposta in anticipo ad avere queste cose, quindi dico a tutti quanti, cercate di non fare queste cose. Tutto qui. Arialdo Giammusso, pillole per il cuore, note per la mente, ci porta la sua passione questa sera, ce ne parla un pochino? Sì, questa sera verremo qui su questo palco con tanto piacere per essere stati invitati da Luigi Scarnato. Faremo due brani di Frank Sinatra, che come molti sanno è il mio
artista preferito. Una canzone si chiama All the Way, che significa fino in fondo, cioè quando si ama qualcosa bisogna farlo veramente con tutto se stessi e fino in fondo. Quindi in questa occasione, quindi con la passione e l'amore verso gli altri che il dottore Scarnato mette nel proprio impegno come medico e come uomo, penso che sia il brano più adatto. Concluderemo con New York, New York, per dare un attimo di allegria al finale. Ma non sarà da solo, ovviamente abbiamo con noi anche Corrado Sillitti al pianoforte. Sì, avrò il grande piacere di accompagnare Arialdo con questo duo che è nato quasi per gioco, quasi per caso. L'ho scorto tra i presenti al saggio dei miei alunni di pianoforte, allora senza aver mai suonato insieme l'ho invitato a salire sul palco. Certo che se avessimo fatto insieme un brano di Frank Sinatra sicuramente sarebbe andato a buon fine, e ci siamo accorti in quell'occasione che questo è un duetto che viene molto apprezzato dai nisseni. Quindi tra i presenti c'era anche il dottore Luigi Scarnato, che appena ci ha visto ha detto: per la prossima edizione di Pillole vi vorrò con noi nel nostro parco. E noi siamo ben felici di esserci e di poter allietare e dare un piccolo contributo a questa bellissima manifestazione. Ciao, ciao bambina! Questa sera a Pillole per il cuore, note per la mente, ci saranno ancora i Petrolini, però quest'anno con uno staff e una composizione completamente diversa. Ce ne parla Ciro Chimento, ci dà delle delucidazioni su questo nuovo staff. Ma guarda, era da tempo che cercavamo un elemento come trio, insomma, perché noi eravamo un trio, poi siamo rimasti in duo e cercavamo una donna. Non l'avete trovata? Non l'abbiamo potuta trovare una donna, e allora ci siamo dovuti contentare volevamo un bell'uomo. Non l'avete trovato? Non l'abbiamo trovato neanche. Sera su piazza trovammo però abbiamo deciso di cambiare anche il nome. Ah, pensavo non no, cambiare solo il nome. Ci chiameremo Rosso di San giapponese, di San Secondo sono io. Secondo per lui. No, ve lo presentiamo, lui è un artista molto conosciuto, peraltro ha fatto la scuola di teatro, ha fatto la scuola di cinema, scuola alberghiera ha fatto pure, è stato sempre diciamo ripetente perché non voleva approfondire meglio l'argomento, mi piaceva meglio. E praticamente abbiamo fatto questo trio, perché a Caltanissetta peraltro mancava un trio. C'era un duo, c'era un gruppo singolo, aspetta che un attimo, ok, perfetto. Lui devo dire è emozionato perché è la prima volta, prima faceva parte di un altro trio, Aldo, Giovanni e Giacomo e Michele, forse voi non lo sapete. No, Aldo, Giovanni, Giacomo e Michele, gli anni 80, un famosissimo trio. Aldo, Giovanni, Giacomo e Michele. Grandi successi, abbiamo girato poi tutta l'Italia. Poi Aldo, Giacomo si sono separati e arrestò Michele. Era l'unico che abbiamo trovato su piazza. Un trio, Michele. Ma magari non ve lo ricordate perché lui ha cambiato un po' look. Non era così, appariscente, no? Sì, ora ovviamente. Dai la parola a lui. Sì. Ma scusa un attimo, che ti è successo qua? È stato aggredito da un cane. E anche qua. Il backstage di oggi. Si dice déchirer. Quindi diamo la parola al terzo componente, sì. Michele du Brasil. Michele du Brasil, faccia miseria, adesso lascio lo spazio ai Petrolini. Eccoli, Ciro Chimento e Giancarlo Aguglia, i Petrolini. Ciao. Cioè, dobbiamo aggiungere qualche cosa? Aggiungi qualche cosa. Aggiungiamo. Bene. Che cosa aggiungiamo? Io pure ce l'hai, ma non è lo stesso effetto. Come vero, io pure ce l'ho. Questa sera Pillole per il cuore, note per la mente, il giovanissimo Luigi Salvaggio. Dottore Scarnato, ce ne parla, ci presenta questo giovane artista.
Sì, in una serata con tanti artisti già conosciuti e affermati nel panorama locale ma anche regionale, non poteva mancare questa stella emergente che è Luigi Salvaggio, che è un autore, un cantautore di Caltanissetta che già sta vivendo di luce propria perché ha vinto il Festival di Castrocaro e noi speriamo che possa, come prevedibile, anche raggiungere vette ancora più importanti, e quindi noi ci stiamo arricchendo stasera della sua presenza affinché potesse testimoniare direttamente la sua capacità, il suo entusiasmo e la sua bravura nel cantare. Allora, parliamo direttamente con l'artista Luigi Salvaggio. Buonasera a tutti, per me è un orgoglio, nonché un onore, poter essere ospite di questo spettacolo organizzato dal dottore Scarnato, da Michele Ferraro. Che dire, per me diciamo, tutto sta nascendo adesso, sono uscito fuori dal mio guscio, nonostante io scrivessi già da tanto tempo, comunque non mi ero mai portato fuori dal panorama nisseno, facevo dei live in alcuni bar, poi è arrivata questa possibilità e è successo quello che è successo. E adesso questa sera avrò l'onore di intrattenere il pubblico per quei pochi 4 minuti, ahimè non c'è occasione per fare sentire altro per ora, però spero che comunque, sono sicuro che comunque ci divertiremo. Va benissimo, siamo già agli sgoccioli, prima dell'inizio dello spettacolo Pillole per il cuore, note per la mente. Dottore Scarnato, vuole aggiungere qualcos'altro? Vuole darci lei delle note in più circa gli artisti, circa questa serata? Sì, questa serata ci sarà la presenza anche di un personaggio anche questo molto conosciuto a Caltanissetta, che è Corrado Sillitti, che è un musicista, persona molto, molto poliedrica, molto, molto fantasiosa, si occupa di tante cose, la musica principalmente è la sua principale attività, e volevo chiedere a Luigi Salvaggio, che so che con Corrado avete una trend union molto importante, la sua importanza e il suo ruolo nel tuo percorso, almeno attuale, di cantante. Allora, Corrado è stato il mio primo produttore, ovvero la prima persona che ha creduto nel mio progetto. Ci siamo incontrati per caso, da cosa nasce cosa, io innamorato del modo in cui suona, lui si innamora del progetto cantautorale che ho presentato. E allora lì è nata questa alchimia che tuttora ha portato bene. Ora ci stiamo espandendo verso qualcosa di diverso, qualcosa di più grande. Luigi, ora però tu devi farci una promessa. Tu ci devi promettere che quando diventerai importante non ti devi scordare di noi, non ti scordare di questa serata di Pillole per il Cuore, perché ti inviteremo nuovamente e te lo diremo 2 anni prima, l'invito te lo faremo 2 anni prima. Ma fatemelo ora per l'anno prossimo. No, te lo faccio appena abbiamo le idee chiare, non ci abbandonare perché noi ti sosterremo sempre e quindi ti ameremo sempre nel tuo cammino di musicista, che speriamo sia veramente brillante. Io voglio sottolineare delle parole che ha appena detto lei. Non ti scordare di noi. Si ricordi queste parole? Se le ricordi?